Ciao. Chi è? Ciao. Vai. Allora, sto dentro così? Boh. Allora, oggi, come potete vedere, parliamo di MDN. Io sono Klez, del Mestra Club e anche Mozillian, nel senso che sono un collaboratore più o meno stabile di Mozilla a questo punto. Oggi appunto parliamo di MDN. Entro la fine della sessione l'idea sarebbe di essere in grado di avere un account su MDN e aver finito il vostro primo contributo, cosa che ovviamente non possiamo fare da qua dentro, quindi eventualmente dopo facciamo un ghost workshop per chi ha voglia di provare a collaborare. MDN cos'è? È un wiki ed è il punto centrale della documentazione del progetto Mozilla, della documentazione tecnica, intesa come appunto documentazione di tutto ciò che riguarda le tecnologie web, CSS, HTML, JavaScript, Firefox OS, tutto quello che riguarda la creazione di web application, sia desktop che mobile. Perché vorreste collaborare ad MDN? Per tutti, per voi stessi, per il vostro progetto, per i Mozillian e per tutto il resto del mondo. Potete brillare, ottenere sesso, droga e rock and roll, ma anche no, adesivi, magliette e cose varie che ogni tanto Mozilla manda ai propri collaboratori, e potete appunto aiutare, la cosa più importante, aiutare la community ad avere la documentazione di cui ha bisogno. I Mozilliani e tutto il mondo ottengono appunto questa fantastica documentazione, saranno in grado di contribuire a loro volta e impareranno a conoscervi, ad amarvi. Scusate, ma se non le vedo non mi ricordo a che punto sono. Ah, lo vedo là. MDN è una gran bella piattaforma, è basata su Kuma, che è il software che sta sotto il wiki, che è scritto in Django e Node.js. Non è solo un wiki, ha anche delle cosette in più, per esempio il fatto di poter scrivere le traduzioni, ha un editor di testo che facilita la scrittura di traduzioni, e lo vedremo dopo, e ha un team di sviluppo composto da persone molto competenti. Come si può contribuire? Esistono vari modi. Prima cosa, bisogna creare un account su Persona. Persona è il single sign-on che viene usato da MDN e da altri progetti di Mozilla. Viene usato soprattutto per ridurre lo spam da un certo lato, perché c'è lo step della registrazione, e anche per poter sapere chi ha fatto cosa, sia in bene che in male, nel senso ottenere riconoscimento per la propria collaborazione, ma anche sapere se qualcuno ha fatto una cretinata, tipo ha riempito di link di spam la pagina principale dell'HTML. Una volta effettuato l'accesso, potete fare le vostre modifiche, nel senso che potete andare a modificare le pagine che vi interessa modificare, o potete anche crearne di nuove. Un'altra cosa che si può fare per contribuire è segnalare eventuali incorrettezze o bug della piattaforma su Bugzilla, come per tutti i prodotti Mozilla. Potete iscrivervi alla mailing list di MDN, che là non si vede, ma chi vuole poi comunque carico le slide su FTP. Oppure potete andare a cercare aiuto in IRC nei canali MDN e MDN Dev. MDN riguarda la parte prettamente di documentazione, MDN Dev riguarda lo sviluppo di Kuma. Come si effettua una modifica? Intanto non abbiate paura di far danni, proprio perché è un wiki ed è storicizzato, si può comunque tornare a una versione precedente e disfare quello che avete disfatto voi, veramente, comunque. E alla peggio segnalate un bug, però è preferibile che le persone collaborino in prima persona e vadano a modificare ciò che vedono. Qui vediamo l'interfaccia dell'editor, che non si vede benissimo, ma tant'è. È un po' come la barra degli strumenti di Word, non è niente di spaventoso, insomma.
sotto appunto l'articolo che state modificando. Come vedete è un editor visuale, quindi quello che scrivete lo vedrete già nello stile in cui comparirà nella pagina. Avete dei controlli a fondo pagina per la il commento di revisione, appunto perché viene tutto storicizzato. Aggiungete i vostri tag per organizzare meglio le pagine e potete chiedere una revisione tecnica o editoriale. Template non esiste più, è stato tolto di recente. E ovviamente mettere degli allegati se volete allegare delle immagini, per esempio. Abbiamo il concetto di macro, che sono dei piccoli pezzettini di codice come quello che vedete là sotto, HTML element div, che sono scritte in CumaScript, che alla fin fine è JavaScript, e vi permettono appunto di evitare ripetizioni o di fare alcune cosette tipo includere una pagina in un'altra e altre cosette divertenti. E si può contribuire in grande o in piccolo, tutto fa brodo, e non è necessario che siate costantemente a tradurre articoli, ad aggiungere contenuti, eccetera. Basta un po' di collaborazione a settimana e anche ogni piccolo contributo moltiplicato per tutti i partecipanti migliora enormemente la qualità della documentazione. Piccoli contributi possono essere correzioni di errori di battitura, errori tecnici, le correzioni dei titoli, insomma li vedete qua, non serve che ve li legga. E migliorare le descrizioni, tutte piccole minuzie, feedback. Per quanto riguarda dei contributi un po' più grandi, la scrittura di nuovi articoli, in questo periodo stiamo creando una sezione Learn dove stiamo scrivendo dei tutorial per chi è assolutamente alle prime armi col web e vuole scrivere la propria prima pagina web, spiegargli cos'è un server, spiegargli la differenza tra pagina web, server, motore di ricerca, host, eccetera, come è fatto un URL, cose del genere. Potete fare correzioni tecnico-editoriali su tutte le pagine che ne hanno bisogno, c'è una lista di pagine, c'è un tag apposta con cui vengono taggati gli articoli che hanno bisogno di revisione. Potete fare le traduzioni, che è quello con cui ho iniziato io, che sembrava una cagata ma è un lavoraccio. Scrivere demo, sviluppare la piattaforma stessa, quindi Kuma, e sviluppare strumenti per aiutare MDN. Per creare un nuovo articolo, MDN funziona ad albero, nel senso che ogni pagina ha delle sottopagine, a parte alcune pagine particolari che sono le zone che non hanno genitore. Quindi voi andate nella pagina di cui volete creare una sottopagina, cliccate sull'ingranaggetto là in alto e date nuova sottopagina e vi verrà la schermata di nuovo documento, che è in tutto per tutto simile a quella di modifica. Lo scrivete la revisione tecnico-editoriale se non siete sicuri, oppure la andate a chiedere nella mailing list, ma è meglio taggarle qua. E dopo lo urlate ai 420: che figato, ho scritto un articolo per MDN. Per quanto riguarda l'editing tecnico editoriale, è una cosa che può richiedere sforzi a seconda della dimensione della pagina, di quanto male è scritta, eccetera, eccetera. Nel dubbio, sempre chiedere su IRC, aprire un bug, chiedere in mailing list, comunque c'è sempre qualcuno che vi risponde, soprattutto in IRC. Potete fare le traduzioni, appunto. Per fare una traduzione è sufficiente andare su un articolo, cliccare su Languages e fare Add a Translation. Vi viene mostrata la lista di lingue in cui potete fare la traduzione. E poi avete a sinistra la versione originale inglese e a destra la traduzione che state facendo. Per collaborare alla traduzione o create un gruppo di localizzazione o vi unite a uno esistente. In Italia esiste già Mozilla Italia, che si occupa della traduzione di praticamente tutti i progetti che hanno a che fare con Mozilla. Hanno da poco finito, un paio di mesi fa, la traduzione dell'interfaccia di MDN, appunto. Oppure potete scrivere delle demo, che sono dei piccoli programmini con cui dimostrate una tecnologia web, che ne so, un giochino scritto col canvas di HTML5 con WebGL, una cosa molto impressionante che è stata fatta qualche mese fa è stato il porting dell'Unreal Engine in JavaScript tramite ASM.js, e funziona bene a 30 frame al secondo tranquillamente su un browser, cioè su Firefox. Queste demo le potete mettere su GitHub, mandarle direttamente alla sezione demo di MDN, oppure mandare un link. Oppure potete creare dei live samples, che sono dei piccoli pezzi di codice che voi mettete dentro un articolo di MDN e che fanno qualcosa, come
che ne so, dovete dimostrare che una certa tecnologia funziona in dato modo con dato codice e potete avere la demo direttamente nella pagina. Potete creare strumenti, una demo che faccia qualcosa di utile, o il Box Shadow Generator, che è una piccola applicazione che fa l'ombra intorno ai rettangoli per vedere come funziona la proprietà Box Shadow del CSS. Potete scrivere delle macro, che sono quelle che abbiamo visto prima, si scrivono in CumaScript, che è JavaScript con qualche API in più, che viene eseguito lato server, per quello c'è la dipendenza su Node.js, però non potete fare giochetti client-side, tipo animazioni o cose del genere. O potete contribuire a Kuma, se vi piace Python, appunto con Django, cioè tramite Django potete sviluppare Kuma, si scarica da GitHub, si mette su un ambiente tramite Vagrant, che crea una virtual machine in cui gira, avete l'ambiente di sviluppo già pronto in mezz'ora, fate conto. E il bello di Mozilla comunque è che siamo una grande comunità e non dovete far tutto da soli, c'è gente, ci sono migliaia di persone che condividono i vostri interessi, sono 35.000 persone al momento che collaborano con MDN in varie forme, collaborate, chiedete aiuto in IRC, email, insomma siamo sempre lì fondamentalmente. Potete riciclare dei contenuti, potrete riciclare un vostro vecchio post di un blog, un articolo, codice di esempio, un post di Mozilla Axe, ma quello mi sa che non lo farete. E prendete tutto quello che avete scritto sul web, riguardo al web, e mettetelo su MDN, ovviamente il contenuto vostro, non quello di altri, come è stato fatto di recente. Io ho concluso e ho fatto... Yay, che figata! Comunque se ci sono domande o se volete vedere un attimo come funziona dal vivo, sono allo stand della club, del Mestra Club, vicino al bar. Ci sono domande intanto? Direi di no, solo perché me l'hai chiesto tu, ma... Sì, certo. Allora... Vabbè, fondamentalmente l'estate scorsa all'OHM c'è stato... Stai zitto. L'anno scorso all'OHM in Olanda c'erano vari workshop tenuti da personaggi vari di Mozilla, tra cui Alice Pivac, che è la project manager di MDN. E niente, ho cominciato a collaborare facendo correzioni un po' a cazzo in giro per MDN, poi ho cominciato a fare le traduzioni con i ragazzi di Mozilla Italia e poi partecipando ai meeting bisettimanali che ci sono in IRC tutti i mercoledì alle 7 si comincia a prendere un po' il polso della situazione, a vedere come viene gestito il progetto, come vengono decisi gli obiettivi e cose del genere, ci si iscrive in mailing list e si ha un flusso abbastanza leggero di informazioni a riguardo e ci si prende un po' la mano e si comincia a scrivere, ad aiutare, a proporsi per determinati compiti, anche ad aiutare i nuovi arrivati. Adesso ci siamo, io e un ragazzo indiano che stiamo collaborando abbastanza su questa parte del glossario di MDN. Basta? Ok, grazie a tutti.